proseguiamo la nostra serie di piccoli seminari collegati con Mnamon. Abbiamo il piacere di avere qui Simona Marchesini, credo che qui a Pisa sia persona molto conosciuta, perché proprio a Pisa si è formata, credo in etruscologia e in quell'ambito, e poi, come sapete, ha avuto questo lungo periodo in Germania, dove è entrata in contatto con Carlo De Simone, e da questo incontro e questa collaborazione sono nate sicuramente prospettive di ricerca grosse, e soprattutto basta qui segnalare il contributo dato al messapico insieme a Carlo De Simone, al corpus delle iscrizioni messapiche, meno quelle edite, e a vari altri temi collegati, perché ho fatto studi sull'elimo, che ho visto sono continuano ancora con cose in stampa, avevo preso dal curriculum, dalla sua cosa, e poi è rientrata in Italia, attualmente come sapete insegna a Verona e diciamo ha combinato un po' i suoi interessi linguistici e etruscologici, appunto da ultimo con il retico, su cui la sentiremo adesso, che appunto offre questa possibilità operativa grazie al rapporto stretto con l'etrusco, molto forte anche nella storia degli studi, basti pensare a Niebuhr e via. Mi faccio perdere tempo, tanto conoscete bene la trovata. Grazie. Bene, sì, avrei dovuto parlare di messapico, essendomi occupata del portale del messapico. In realtà pensavo di sottoporvi un po' un tema di ricerca che io sto seguendo in questo periodo e che sfocerà anche in un volume collettivo curato con De Simone e alcuni colleghi dell'Università di Innsbruck. Poi vi farò vedere nel corso della presentazione il documento appunto che ha dato origine a questo volume. Mi sembrava che il retico, sicuramente non conosciuto ai più, insomma lo era anche a me fino a poco tempo fa, presenti delle, diciamo sia un po' paradigmatico per quei temi che gli antichisti spesso si pongono, proprio dell'identificazione etnica, del riuscire a delimitare, diciamo, a dare dei connotati, degli attributi a un popolo antico. Nel caso del popolo retico vedremo che le diverse documentazioni, diversi tipi di piani di analisi e di documentazione ci presentano dei quadri leggermente diversi, a volte anche profondamente diversi, per cui ci chiediamo sempre se è possibile una reductio ad unum, cioè se è possibile capire, insomma, chi sono sti reti, sono quelli che scrivono, quelli che parlano, quelli che fanno la ceramica così così, quelli descritti dalle fonti antiche. In realtà sono un po' tutto, poi oggi noi utilizziamo anche degli strumenti, insomma, un po' che ci ha presi in dotazione dall'etnologia, quindi sappiamo che il problema dell'identificazione etnica si mescola con il problema dell'identificazione del singolo all'interno del suo popolo, quindi un conto è ciò che dicono gli altri e un conto è ciò che penso io di me stesso e degli altri, e questo è sempre da tenere in considerazione. Abbiamo, come vedremo, dei casi di identità multipla, di cambio di identità. Io mi occupo di cambio di identità da molto tempo, nel caso appunto dei popoli dell'Italia antica, degli Etruschi e popolazioni vicine, ma anche nel caso chiaramente di tutte le altre popolazioni vediamo che a volte ci sono proprio dei dati che sfuggono e che fanno proprio pensare ad una identità multipla, cioè io sono sì retico, ma sono anche un po' qualcos'altro. Vi farò l'esempio, vedremo, di un'iscrizione a una divinità celtica ma scritta in retico, oppure c'è un altro esempio di un'iscrizione scritta in venetico, in ambito retico, ma con un nome greco, quindi vediamo che c'è proprio una tendenza alla fusione, a volte anche alla
diciamo al cancellamento di una parte della mia identità a favore di un'altra. Quindi appunto i piani che analizzeremo in progressione sono quello storico, delle fonti, però diciamo un passaggio rapido, archeologico, epigrafico e soprattutto linguistico, che in questo caso è forse un po' quello che dice l'ultima. Vedremo che ci sono dei nuovi documenti che mettono in evidenza una parentela molto stretta, non occasionale, non superficiale, non dovuta a contatto, tra Reti, Etruschi e i Tirrenici di Lemnos. Quindi questo secondo me è abbastanza novità, la cosa è già stata presentata da un po' a livello linguistico. Quello che ci preme anche con questa monografia, insomma, di fare è di porre, diciamo, l'attenzione anche delle altre discipline, perché crediamo che la risposta possa essere data solo in modo multidisciplinare e non solo a partire dal dato linguistico, però vorremmo che il dato linguistico ormai fosse inserito come evidenza propria all'interno del resto, diciamo, delle evidenze, che sono quella appunto epigrafica, storica, delle fonti antiche, eccetera. Allora, vediamo un attimo in rassegna appunto. Le fonti antiche sono state tutte abbastanza recentemente raccolte da Franco Marzatico, a cui vi rimando, perché le ha veramente messe, distribuite le fonti sui Reti, un volume, diciamo un contributo molto esteso nel 2000 dedicato alla storia del Trentino. E passando appunto alla seconda età del ferro, anche sulle cronologie ci si deve un po' orientare, io ero abituata all'età del ferro in Etruria, insomma, l'età del ferro in Trentino è un'altra cosa, divisa in due fasi: la seconda età del ferro, che parte appunto dalla metà del VI secolo fino alla romanizzazione, ancora si parla di età del ferro nel secondo secolo avanti Cristo. Questa durante la seconda età del ferro appare, diciamo, l'evidenza epigrafica e linguistica di questi Reti, quindi le fonti si riferiscono a quei Reti lì. Allora, ci sono, le fonti sono molte, greche e latine, ce ne sono alcune, Strabone per tutti, Valga, dove si parla dei passi diciamo di attraversamento, dei valichi di attraversamento, e poi dice Tetarte, intendiamo Raiton, cioè il quarto è presso i Reti ed è il più scosceso di tutti. Effettivamente, insomma, sappiamo l'ambito alpino, il territorio alpino essere abbastanza impervio. Però ecco, a parte le determinazioni geografiche che sono diverse, alcune fonti si soffermano proprio sull'origine del popolo, quindi fanno delle riflessioni di tipo etnografico. Per esempio Livio dice appunto che indubbia l'origine etrusca di queste genti, sicuramente in particolare quella dei Reti. La testimonianza di Livio è importante proprio per questo sonum lingue, no? Cioè i luoghi hanno reso questa gente un po' barbara, insomma, no? Però hanno trattenuto soltanto il suono della lingua, né che è un incorruptum, neppure tanto, insomma, più simile a quello etrusco. Quindi questa è una testimonianza importante, cioè agli antichi romani i Reti sapevano di etrusco, cioè ricordavano la lingua etrusca. Sul come appunto si siano, cioè sul come rapportare queste somiglianze con la storia, con quello che è avvenuto, si chiamano in causa i Galli, i Celti, e si dice durante evidentemente la seconda ondata di penetrazione celtica in Italia, una parte degli Etruschi si sarebbe divisa e sarebbe sotto la guida di questo Reto, vedete Duce Reto, Pulsus Duce Reto, si sarebbe spinta a nord delle Alpi. Ora noi sappiamo che questa evidenza è assolutamente insostenibile, nel senso che non abbiamo tracce di nessun tipo su una separazione così tarda degli Etruschi dai Reti.
Quindi questo è però il tentativo chiaramente di ricostruire questa somiglianza, che badate bene non è tanto di tipo culturale, perché le differenze culturali sono notevoli, ma è una somiglianza appunto che si basa sulla scrittura e sulla lingua. Plinio ci dice, e questo è un altro fatto interessante che vedremo, ci può forse spiegare anche quello che sto per dire dopo, cioè sulla difficoltà di identificare i reti come popolo unitario, perché lui parla di reti e vindelici omnes in multas civitates divisi, cioè sono divisi in tante tribù, in tanti piccoli popoli. Chi conosce il Trentino, frequentando il Trentino, insomma, i colleghi archeologi del Trentino e anche recentemente i sociolinguisti del Trentino, è evidente che questa divisione molte civiltà c'è anche oggi, perché in ogni valle sostanzialmente in Trentino c'è una cultura, una lingua. Infatti, per esempio, noi stiamo lavorando con progetti di ricerca con le sto parlando come progetto Alteritas, no, in questo momento come università, con le minoranze linguistiche, perché sono molte. Quindi la caratteristica geografica indubbiamente della, diciamo, di questo territorio crea difficoltà di comunicazione, no? È come Barbuiani diceva, la lumaca dei Pirenei è molto differenziata geneticamente, ognuno ha il suo, mentre il krill dell'Atlantico no, perché il krill dell'Atlantico viene spostato, insomma c'è un'unificazione genetica abbastanza evidente e diffusa. Ecco, riprendendo una frase secondo me molto indicativa ed è un po' il riassunto delle valutazioni sulle fonti antiche di Frey nel 1908, Hermann Frey del 99, dice: si ha nel complesso la sensazione che gli antichi scrittori avessero soltanto un'idea molto superficiale dei diversi popoli dell'ambito alpino e che gli fosse impossibile una chiara divisione delle singole, degli stemme, no? Delle singole tribù. Forse si potrebbe concludere da questo fatto, da questo, che negli occhi dei romani non ci fosse poi tanta differenza tra reti, celti e anche altre popolazioni delle Alpi. Quindi le difficoltà degli antichi rispecchiano anche le difficoltà dei moderni, come vedremo, però è significativo sono significative due documenti forse appunto estremi. Il Tropeum Alpium, questo trofeo insomma in memoria delle vittorie di Augusto, in particolare di Tiberio e Druso sui popoli alpini, il Tropeum è del 7-6 avanti Cristo, si riferisce alle campagne del 16-15 e si fa una lista di 46 popoli alpini sottomessi. Non ci sono i reti, ce ne sono tanti, anche minoritari, insomma, a parte quelli più noti, Camunni, che erano confinanti, insomma, i Vennonentes, gli Isarci, i Breoni, i Genuanti, cioè ce ne sono tanti, sono 40, ma non ci sono i reti. Mentre qualche decennio dopo, nel Sebasteion di Afrodisia in Caria, il Sebasteion è una parte del santuario, diciamo, di Afrodisia dedicato proprio ad Augusto, qui si chiama anche Augusteion, insomma, e qui si cita insieme all'etnos dei Tromplini anche quello etnos Raiton dei Reti. È una strana ironia della storia che ci abbia lasciato appunto questa diciamo testimonianza dei reti in Caria, mentre in Ciolo più vicino i reti sono proprio, cioè spariscono. Sono varie le interpretazioni, c'è chi dice beh non si parla di reti perché non si parla nemmeno di celti, non si parla nemmeno di diciamo di altri macro etne, ma
In realtà nessuna delle popolazioni elencate nel Tropeo Malpion può essere ricondotta ai reti, questa è la difficoltà. Quindi c'è un po' questo problema del capire perché sono messi da una parte, perché sono citati come etnos autonomo dall'altra. Non mi sembra che si sia arrivati a una conclusione, se ne è occupata la Frai Stolba a più riprese, la riprese appunto Marzatico alla fine, ma mi sembra che il problema rimanga. Cosa ci dice la storiografia moderna? Rimando, anche se ultimo, quasi penultimo, insomma, in bibliografia, a quest'opera riassuntiva di Marzatico, che da buon archeologo dell'area retica riassume un po', tanto che questo suo contributo è un po' considerato il manuale sui reti, no? Per la, diciamo, il dettaglio delle informazioni di tipo sia archeologico che epigrafiche, eccetera. Un po' meno informazioni sulla lingua, perché lui chiaramente si basa su informazioni di seconda mano, cioè prende quelle dei linguisti che hanno espresso fino al 2000 una opinione sulla lingua retica. Come si connota appunto quest'area retica? Si connota soprattutto a partire dagli scavi di Benedict Frey del 50 come un'area sostanzialmente diciamo attorno ai centri di San Zeno e di Fritzens, Nord Tirolo, contrassegnata da delle caratteristiche di cultura materiale, ma anche di cultura religiosa. Diciamo che anche la lingua, ovvero anche le tracce epigrafiche che già insomma erano conosciute alla fine del secolo scorso, di due secoli fa, vengono diciamo contrassegnano proprio un areale di distribuzione contrassegnato dallo stesso tipo di alfabeto. Vedremo, è un tipo di alfabeto nord-etrusco, cosiddetti nord-etruschi, e con delle minime varianti in alcune zone, come vedremo, però sostanzialmente abbastanza unitario. E questo è un altro degli elementi che viene spesso utilizzato anche dagli archeologi, per dire questo è un ambito culturale unitario. Viene definita in questo modo la cultura cosiddetta di Fritzens San Zeno, caratterizzata da alcuni elementi appunto archeologici, come la famosa Fritzens, Coppa San Zeno, e le aree di culto che sono tipiche dell'area, che sono i Brandopfer Plätze, sono luoghi all'aperto di combustione di vittime, Brandopfer Plätze. E sembra questo tipo, con vari riutilizzi, reimpieghi, c'è una specie proprio di recycling degli oggetti degli ex voto, cioè viene fatta una fossa, si bruciano le vittime, quasi sempre le vittime sono animali, ma c'è qualche caso di vittima umana, e poi si depongono ai lati di questa fossa le offerte, che sono molto preziose, molto ricche. Si riutilizzano, sono uno più altari nello stesso posto, si riutilizzano più volte, si riutilizzano anche gli oggetti proprio di culto, cioè si rimettono più volte con le nuove combustioni. Questo appare una caratteristica proprio di quest'area ed esclusiva di quest'area. Proprio come tipologia del culto e della disposizione. Però a partire dal 98 si affaccia una nuova possibilità ed è proposta da Helmut Rix, che in un piccolo contributo diciamo sui Beiträge zur Innsbrucker Sprachwissenschaft parla di parentela linguistica tra retico ed etrusco. Ecco, questi sono degli esempi di diffusione della cultura di Fritzens San Zeno, vedete sulla destra appunto queste schalen, ecco vedete qui il dettaglio, sono decorate con pettini. Le
somiglianze appunto diciamo linguistiche si cominciano a evidenziare su più piani, non soltanto sul piano appunto della distribuzione delle iscrizioni. Qui vedete una cartina provvisoria fatta da me con l'evidenziazione di diciamo delle variazioni di alfabeto nella parte a nord, quindi siamo già in Austria, Wattens, Dornfeld vicino Innsbruck, la parte vera e propria di San Zeno e poi la variante di Magre Verona, cioè la variante meridionale. E vedete quelli con i segnali verdi. Quindi questo è l'areale di distribuzione che corrisponde, ecco, vedete, più o meno all'areale di distribuzione della Coppa San Zeno. Questi sono i vari documenti, mi scuso per le foto, non sono bellissime, ci sono varie foto ma erano alcune in bianco e nero, insomma ho optato per queste. La maggior parte delle iscrizioni è fatta su Instrumentum e vedete che sono vari supporti epigrafici, insomma di vario tipo, molti su osso di cervo, molti su diciamo che è forse la seconda categoria rappresentata, ma ci sono anche moltissimi di queste protomi, cavallini, uno è stato messo anche molto carinamente nella locandina, e sono proprio delle caratteristiche specifiche di quest'area. E c'è una paletta votiva rituale, appunto questa addirittura viene dal territorio di Padova, ecco, però insomma questi cavallini mi sembravano diciamo gli esemplari più carini. Ecco, questo è il caso del Taranis, del Tarani con un'integrazione ecco con la S finale, su questo frammento, su questo osso di cervo ben levigato, ben lucidato, ripetuto più volte anche con sillabe ta 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 eccetera, KKK, vedete qua sul primo, sembrano quasi degli esercizi magici di ripetizione. Taranis è divinità celtica, l'iscrizione è erretica, il corno è erretico, l'ambito è erretico. E questo già ci dà una difficoltà, è chiaro, i Celti erano confinanti a nord, la cultura celtica è sempre meglio più messa in evidenza, prima si pensava fino a poco tempo fa che ci fosse una specie di lacuna documentaria tra della attestazione celtica in Trentino. In realtà recentemente, grazie anche a una tesi di dottorato, sono stati messe in evidenza tutta una serie di elementi culturali molto presenti, molto, e anche appunto oltre che culturali, cultuali, perché appunto se c'è Taranis, insomma siamo in un Pantheon, sappiamo poco del Pantheon eretico, quindi abbiamo anche difficoltà. Però quello della cultura religiosa era un'altra delle possibilità identificative proposta soprattutto da Osmund Mengin, e cioè che i reti fossero in realtà soltanto una comunità religiosa, cioè che sotto il nome di retico si, proprio per questa caratteristica di Brandopf-Pletze, si richiamasse una comunità religiosa molto stretta in questi santuari, anche perché dell'abitato retico non sappiamo molto. Ho visto proprio nel 2011 nel bollettino del Centro di Studi di Rovereto è uscita una bella pubblicazione a più mani, e tra l'altro c'è una nuova iscrizione, l'ho vista proprio ieri mentre venivo in treno, ed è una bella pubblicazione di una casa retica con appunto indicazioni a cura di Tecchiati, che è della soprintendenza di Bolzano, ed è proviene diciamo da Bressanone, da una località vicino a Bressanone. Però questo fatto, questa proposta di tipo appunto solo cultuale, è stata a lungo presa in considerazione anche da alcuni archeologi come Paul Gleischer, che appunto ha molta conoscenza dei dati anche materiali, e si è lui stesso domandato appunto perché non c'è quella struttura che noi conosciamo, insomma, per l'Italia etrusco-italica di città
sviluppate, con diciamo una struttura sociale diversificata, per cui è un po' difficile rintracciare il tipo di cultura a cui siamo abituati appunto per altre regioni d'Italia o per altri ambiti dell'Europa, del Mediterraneo. Veniamo a che cosa, appunto, a descrivere in cosa consiste il corpus epigrafico retico. La reale distribuzione l'avete visto, qui ve lo ripropongo. Ci sono circa 270 iscrizioni, Trentino, Sud Tirolo, Nord Tirolo, Engadina, Veneto settentrionale e orientale. Il 20% delle iscrizioni è da riferire a marchi e contrassegni. Tra l'altro è in corso di stampa, cura mia e di Mara Migliavacca, che ha già studiato la cultura materiale dell'area retica, ha fatto uno studio molto bello sulle case retiche. Stiamo studiando un complesso di pezzi da telaio, sono più di un centinaio, la maggior parte con contrassegni di tipo alfabetico, molto composti, molto diciamo compositi e quindi legati con legature varie. Alcuni sono i contrassegni che conosciamo per altre aree, diciamo epigrafiche, insomma basta pensare al villanoviano bolognese, a Veia, Cervetere, insomma ce ne sono dappertutto, ma in area retica questo sono pezzi da telaio molto grossi, sono circa 2 kg ciascuno e sono molto interessanti appunto anche da un punto di vista epigrafico, quindi penso che entro l'anno pubblicheremo il volume. Quindi la presenza di contrassegni è molto importante, è molto preponderante in questa cultura epigrafica ed è probabilmente legata al tipo di cultura materiale, di sfruttamento del, per esempio della pastorizia e di attività produttive. Il ductus è preferibilmente sinistro-orso, la scriptio è continua, il corpus è stato iniziato da Alberto Mancini nel 75, è stato completato, continuato ma in altro modo da Schumacher nel 92 e nel 2004. Schumacher ha raccolto tutte le iscrizioni disponibili, quindi è un'ottima base di partenza, ma non ha fornito un sufficiente apparato documentario, cioè ci sono disegni per lo più e pochissime foto, non le ricordo, soltanto di alcune iscrizioni, e questo è chiaramente una lacuna, insomma non si riesce a verificare neppure la lettura delle iscrizioni. Seguendo la stessa prassi che avevo adottato per altri alfabeti, conoscete sicuramente il messapico, le lettere sono state ridisegnate per il retico, come anche per il venetico, per l'elimo, per il camuno, che è ancora in corso di osservazione. Questo è provvisoriamente una prima ricostruzione di un alfabeto retico, e le iscrizioni sono state processate con BASP. Anche la tabella non ve l'ho, anzi l'ho tolta all'ultimo minuto perché è una tabella che deve essere completata e che direbbe poco comunque a un primo acchito. Sono state processate 96 iscrizioni rispetto alle 270, perché alcune non erano ben leggibili, quindi erano diciamo delle letture molto incerte di tipologia, perché chiaramente per processare gli alfabeti si va alla ricerca della tipologia della lettera, quindi se non si vede bene la lettera come è fatta, chiaramente l'iscrizione o comunque quella parte di testo viene tolta. Inoltre molte iscrizioni avevano appunto contrassegni numerali e quindi tolte anche quelle o comunque considerate a parte. Altre non avevano lettere alfabetiche rilevanti da un punto di vista di successione diacronica, cioè la iota rimane più o meno sempre la stessa e quindi è difficile, cioè esistono i due tipi di iota in concomitanza dall'inizio alla fine delle attestazioni, lo stesso per il K, lo stesso per il Mi, per il Ni, quindi diciamo che la scarsa evoluzione tipologica di alcune lettere ha impedito di mettere, quindi insomma delle 270 iscrizioni circa, tra quelle
almeno reperibili e visibili, ne abbiamo potuto processare soltanto un centinaio. E da quelle comunque siamo riusciti ad individuare più o meno delle fasi. Il problema della successivo passaggio alla determinazione cronologica tra fasi è dato dalla difficoltà di reperire delle datazioni abbastanza affidabili per i sostegni, per i supporti epigrafici. Siccome appunto non ci sono molti abitati, le iscrizioni vengono quasi tutte da singoli luoghi, da Brandhof-Plätze, singoli contesti poco diciamo evoluti in senso stratigrafico, e quindi le cronologie fornite da Paul Gleicher nel volume di Schumacher sono cronologie tipo tra VI e IV secolo. Non ci faccio niente, dal punto di vista epigrafico non posso prendere una determinazione cronologica di questo tipo per fissare alcunché. Pochissime sono quindi i supporti epigrafici ben datati con un periodo ancora più ristretto, e si individuano più o meno tre fasi, come spesso accade nelle fasi epigrafiche. Però appunto questo è ancora in corso di definizione, quindi i dati preferisco non illustrarli. L'alfabeto è un tipo di alfabeto etrusco con influssi venetici, soprattutto nella parte, il venetico sappiamo prende anche lui l'alfabeto etrusco, quindi non ci stupisce che l'alfabeto retico sia di tipo etrusco. Insomma, la mediazione diretta degli etruschi è un po' improbabile, ma è anche molto difficile capire in questo periodo verso il VI secolo le varie direttrici di comunicazione di questo strumento. Ci sono tre regioni, le abbiamo viste, appunto a nord, a sud e nel centro. Ecco, se cominciamo invece a osservare i tratti linguistici, ci accorgiamo di qualcosa di più importante, di più interessante. Andiamo a vedere l'inventario dei segni, quindi dei grafemi in relazione ai fonemi, e ci accorgiamo che anche qui vi è una differenziazione di sibilanti. Vi è anche qui una mancanza del grafema O, quindi evidentemente siamo in presenza di un sistema vocalico di tipo diverso rispetto a quello triangolare solito che conosciamo per le lingue indoeuropee. Mancano le occlusive sonore, come in etrusco. Cioè, tutti questi tre aspetti a livello fonologico sono esattamente, corrispondono a quanto osserviamo per l'etrusco e anche per il lemnico che fa, cioè per il tirrenico di Lemnos che fa delle scelte alternative sui segni di sibilante, perché l'alfabeto non è di tipo etrusco. E sulla mancanza di un grafema, diciamo di un suono delle vocali, perché sceglie O invece di U. Però è una scelta che si motiva anche in quel caso, è una scelta grafematica che si motiva con un sistema vocalico dello stesso tipo di quello osservato per l'etrusco e per il retico. Sistema onomastico. Il sistema onomastico è quello più legato alla forma della società, diciamo non è facile prendere in prestito un sistema onomastico in toto con le sue caratteristiche. Per il retico noi osserviamo sicuramente una formula onomastica bimembre, non sempre espressa, quindi non sempre troviamo pronome più patronimico, assenza di gentilizio, da ricondurre probabilmente proprio al tipo di società non urbana, e quindi è inutile avere il nome gentile, insomma non c'è stratificazione, quella stratificazione sociale che determina l'origine del sistema gentilizio in Etruria o nel mondo latino. Il patronimico in nu per il maschile e il patronimico in na per il femminile. Noi sappiamo che anche in etrusco il patronimico aveva questa caratteristica na, che poi si è sviluppata, si è fossilizzata nel sistema gentilizio. Quindi
Quindi c'è un comune elemento, diciamo, tipo onomastico, che però si differenzia per l'etrusco e per il retico. Cioè il retico usa na per il femminile, l'etrusco usa il na per il maschile, e come sappiamo appone anche una eventualmente una quello che veniva chiamato motion suffix, cioè il suffisso di mozione femminile per i casi femminili. La morfologia, anche il retico come l'etrusco e come la lingua di Lemnos, sono lingue agglutinanti, cioè non c'è un solo morfema che esprime più classi, più caratterizzazioni di significato, ma ogni morfema, portando un solo elemento di significativo, viene aggiunto in catena alla destra della radice. E poi la cosa più importante, la morfosintassi. Cioè, che cosa vuol dire? La morfosintassi non basta esprimere in un solo, cioè in modo analogo, lo stesso tipo di contenuto. Noi sappiamo che il sonetto, per esempio, è una forma espressiva poetica che è presente in varie lingue, non è legata a una lingua sola, è una tradizione testuale interlinguistica che quindi viene riproposta in varie tradizioni letterarie. Anche il testo di dedica, in quanti modi si potrà mai fare una dedica a una divinità? Cioè, se vediamo, possiamo fare sicuramente una tipologia che investe le lingue indoeuropee, le lingue semitiche, eccetera. Insomma, la preghiera, in quanti modi può essere espressa una preghiera? Sono, diciamo, delle costanti antropiche, universali. Quindi il tema non è tanto la formula con cui si esprimono le dediche, ma i singoli elementi morfologici e sintattici usati per esprimere quella, e sono proprio quelli che contraddistinguono anche l'etrusco e anche il tirrenico. Quindi è importante distinguere questo piano, perché non basta somiglianza di espressione votiva, ma il modo in cui viene espressa, cioè sono gli stessi morfemi. Allora, noi abbiamo dei casi di ablativo in si, prima ancora dei casi in ale e ile, che sono uguali a quelli del pertinentivo etrusco. Il pertinentivo è un dativo, è una specie di dativo. Formule in si che sono quelle dell'ablativo etrusco e che sono anche su Lemnos. Genitivo in esse, nomi verbali in cu, da verbi in che, quindi preteritum formato con la caratteristica che si trovano in tutte e tre le lingue. Per il lessico, e questo è un elemento importante anche per noi, diciamo, per avere un'idea semmai della divisione, del momento in cui si sono divise queste lingue, come? Perché a parte queste poche somiglianze, francamente molto, molte poche, ci sono molte più somiglianze tra il lessico etrusco e quello tirrenico, e anche questo ha una motivazione. Il lessico è, diciamo, nella divisione delle lingue la parte che cade per prima, quindi ha un valore documentario per noi minore. Noi lo sappiamo da una serie di rami della famiglia linguistica indoeuropea, sono stati aggiunti in fondo con studi, diciamo, più recenti, per la difficoltà proprio lessicale di intravedere subito la correlazione tra lingue. Quindi il lessico è un elemento, quando si parla di language split, di suddivisione linguistica, è l'elemento più suscettibile a modifica, perché è la storia che interviene, quindi anche se ci sono le stesse parole, gli si dà un significato spesso diverso. Basti pensare, insomma, il 70% del lessico inglese non è germanico, pur essendo l'inglese una lingua germanica, ma è portato dai normanni dal XI secolo in poi, quindi da lingue di tipo romanzo. Quindi il lessico non è indicativo, non è sicuramente indicativo di maggiore o minore grado di parentela.
Ecco qua la nuova, il nuovo documento che è oggetto di studio. Questa è una lamina iscritta, una lamina in bronzo piccolina, 7x10 cm, ricomposta da più frammenti, e andiamo subito, vedete che c'è un ductus sinistroso, è molto ben curata, è veramente un bel testo, insomma, da stupirsi che si trovi in area retica. C'è veramente, oltretutto, da notare che l'ultima riga, che indica a chi è dedicata la lamina, è leggermente più grossa dell'altra, cioè viene realizzata un'evidenza grafica per l'importanza del, appunto, del destinatario della dedica. Questo è il testo, Upicu tauc clemuntes avasuerasi, qui vedo un errore che non ho corretto, questa S è questa perché è il san, avasu. Vedete che è il san, cioè la realizzazione, mi scuso dell'errore, non una svista. Quindi avasuerasi, è la prima S che è con il san, e poi ihi. Che cosa dice? All'inizio il testo è lacunoso, come vedete, quindi è molto difficile ricostruire, anche qui ci saranno due o tre grafemi che mancano, qui però finisce già, diciamo, la riga. Upicu è un aggettivo verbale, si riferisce probabilmente all'oggetto della dedica, all'oggetto che è stato dedicato. Tauche è il verbo, ha dedicato, ha offerto, l'ambito semantico deve essere quello, non lo sappiamo con certezza. Ecco, qui ho messo bene la vasuerasi, pertinentivo, oggetto indiretto della dedica, un plurale. E qui a vasuera, plurale, sì, quindi agglutinante con il sì del pertinentivo come in etrusco. Clemontes è colui che ha fatto la dedica, cioè da parte di chi, è l'ablativo, ci sono varie possibilità su questo Clemontes, ne discutiamo un giorno sì e un giorno no con De Simone, perché lui pensa a un nome costituito con te, che dovrebbe essere ta più is, forse vi interessano poco questi termini, secondo me potrebbe essere un nome greco, Clemon potrebbe essere un nome greco, però non è attestato e quindi risiamo da capo, insomma. Questo potrebbe essere un'iscrizione etrusca, diciamo i fonemi, i morfemi, la costituzione di questo testo corrisponde ampiamente a un testo di dedica etrusco. E qui ci si richiama un altro delle ultime scoperte, questa iscrizione di Efeste a Lemnos. Le foto, il successivo apografo non sono, l'apografo un po' bruttino francamente, però è disponibile solo un preprint di Tripodes, appunto di questa rivista. È una base di anatema, ci si interroga su che cosa possa essere questa, manca però ancora il contributo di tipo archeologico su questo oggetto. Emanuele Greco pensa a una sfinge, cioè è una proposta ma non l'ha scritta, quindi mi assumo la responsabilità di quel che dico. Diciamo una sfinge semplicemente perché è asimmetrico ed ha questi piedini, quindi è possibile che lo sia. E qui c'è un'altra forma di dedica con il verbo in che, con ctaudon, zi, a chi si dedica, e poi invece dell'ablativo della dedica c'è un soroms aslas. E qui si legge dal basso verso l'alto, è un bustrofedon che vede la prima riga, quella in basso, quindi soroms aslas, probabilmente due nominativi sono il soggetto della dedica, quello che manca, diciamo, dalla parte, nella parte della nostra iscrizione, insomma. Però ctaonosi, a me
piacerebbe che questo Chthon avesse a che fare con Chtonio e quindi fosse la realizzazione con questa sequenza un po' insolita per il Tirrenico, insomma per l'ambito almeno documentario che abbiamo, che fosse il tentativo di restituire un Chthon, appunto, che è Chtonio. Però insomma siamo sempre nella stessa, questo conferma ancora una volta il tipo di dedica espresso sempre con gli stessi fonemi, morfemi. Ecco, vediamo un attimo allora di riassumere quali sono queste corrispondenze. Appunto non sono corrispondenze dovute a contatto linguistico, perché riguardano le parti più profonde della lingua, quindi non riguardano il lessico, non riguardano aspetti superficiali, ma riguardano diciamo quella che Chomsky chiamerebbe la struttura profonda della lingua. Quindi vedete le corrispondenze che abbiamo in parte illustrato già in fonologia, l'onomastica un po' parziale, il lessico parziale, la morfologia e ancora la morfosintassi e la tipologia morfologica di tipo agglutinante. Vedete che sono per lo più coperte in tutti e tre gli ambiti. In alcuni casi vedete che proprio il lessico e l'onomastica presentano dei trattini vuoti e abbiamo spiegato perché. Il lessico perché è il primo a saltare, l'onomastica perché è legata. Sull'isola di Lemnos esiste il gentilizio? No, che bisogno ne avevano? Non c'era la società, insomma, etrusca, non c'era quel tipo di stratificazione che richiedeva la trasmissione di un nome ereditario con tutto ciò che comportava. Quindi non c'è bisogno di un gentilizio, ecco perché non ce l'ho. Non lo troviamo, insomma. Dunque, io sono arrivata alla fine, i risultati appunto li leggerete, però sono già questi, insomma, in gran parte, comunque in questo volume che verrà consegnato entro un mese, quindi alla stampa, e quindi... dunque esce come monografia sulla lamina di Denfeld presso la rivista Mediterranea, che lo fa come volume autonomo, insomma. E la parte appunto è curata, la parte diciamo storico-archeologica è curata da Tomedi e dai suoi collaboratori, quindi ci sarà una... Tra l'altro la cosa strana di questa... Anche questa lamina di Denfeld proviene da un Brandopferplatz, chiaramente, e questo Brandopferplatz è stato ben studiato, insomma, come scavo tra l'altro di emergenza, insomma, è partito nella costruzione di abitazioni, è stato ben curato da tutti i punti di vista, insomma, l'Università di Innsbruck sono diversi anni che ha fatto questo primo Bericht, questo primo resoconto nel 2008. Però è interessante appunto che il nome di Ampas, che è la località vicino, cioè presso Denfeld, da cui è stato ritrovato questo oggetto, sia un nome celtico. Quindi vedete che c'è anche qui uno sfuggire, diciamo, di elementi. Se torniamo alla domanda iniziale, chi sono i reti, abbiamo forse più domande di quelle che sono le risposte. Una cosa è certa, il dato linguistico a questo punto deve essere tenuto in estrema considerazione, cosa che finora non è stata fatta, anche dalle altre discipline, insomma, deve essere chiamato, bisogna dare ragione, poi chiaramente ci si può interrogare sulle modalità, io ho l'impressione che mi sono fatta, ma è quella che questa divisione tra lingue non può essere avvenuta durante l'età del bronzo, perché noi non abbiamo, a partire dall'età del bronzo in poi, evidenza archeologica di grandi sommovimenti, di migrazioni di popolazioni, né in ambito etrusco-italico né in ambito alpino. Quindi se è successo qualcosa, se le due lingue si sono divise prima. E allora qui si va nel mare magnum del Neolitico e di tutto quello che è successo a partire dal settimo millennio, dal sesto millennio, che ho visto, insomma, è continuamente anche lì sotto revisione, perché prima si diceva diffusione demica, oggi si dice sia diffusione demica che transizione, diciamo, di elementi culturali.
Quindi è molto complessa la situazione e io penso che soltanto con un impianto appunto interdisciplinare tra colleghi di varie formazioni, di varie discipline si può, ecco, non dico risolvere il problema, ma almeno porlo in modo scientificamente corretto. Grazie. Grazie.